Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Bene, qui ti parlo del concetto molto molto interessante del capire il ruolo veramente della musica. La musica, perché ogni volta dico è così importante? Lascia perdere semplicemente il fatto se te interessa veramente essere un compositore oppure no. Io penso ad esempio nel mio caso. Nel mio caso, essendo io un gemelli e avendocela proprio, la comunicazione è la base di tutta la mia vita, il sapermi comunicare. E infatti da bambino sempre mi piaceva fare, tipo essere un attore, travestirmi, mi piaceva fare disegni, mostrarli, mi piaceva tutto quello che ha a che fare con la comunicazione e l'arte, l'arte dell'espressione, il disegno, anche lo scrivere, la letteratura. Mi piaceva leggere, ma mi piaceva scrivere i temi. Ad esempio, mi piaceva scrivere tantissimo i temi, così farli tutti a modo mio. E tutte queste sono forme di espressione, perché? Perché nella mia base c'è la comunicazione. E quindi in pratica la musica rappresenta una forma, un modo per saper ascoltare, analizzare quello che è il tuo mondo, le tue emozioni, quello che hai dentro, quello che ti permette di avere un discorso sia intra che interpersonale, cioè inter sentire le emozioni, non fare come ci hanno insegnato magari da bambino, suggerito almeno nel mio caso, di no, non devi provare rabbia, non devi provare, devi andare avanti, non sentire, o castigavano quando si provavano emozioni. Quello che è importante è invece sentire emozioni, e la musica ti permette di farlo, ti obbliga a farlo, e soprattutto di lavorare a livello olistico con la mente intellettuale, il pensiero logico, razionale, con la parte più emozionale e con la parte più legata al fisico, al movimento, al corpo. E soprattutto la musica permette l'espressione con l'esterno, di sapermi comunicare col mondo esterno e apportare al mondo esterno, che è la cosa più importante. L'assertività, in poche parole, permette di dire: questo è il mio mondo, tu hai il tuo, io il mio mondo. Io apporto te, tu apporti me. Se non apportiamo niente l'uno all'altro, comunque questo è il mio mondo. C'è la questione di